Ciao, oggi sono qui con Luca Zaia, buongiorno a tutti. Della Regione Veneto. Qui abbiamo realizzato un impianto con sigillo sicuro, ma cosa pensa il Presidente della Regione Veneto sulle pompe di calore? E visto che è uscito il bando e le graduatorie per la Regione Veneto, che dà un contributo che si somma a quello del conto termico per arrivare fino al 90% rispetto al costo dell'impianto, cosa ne pensa sul mondo delle pompe di calore, visto che qui appunto è stata installata una pompa di calore? Ma penso che stiamo gestendo bene il tema della transizione energetica, del fatto che il combustibile fossile comunque non può essere il futuro, ma è altrettanto vero che se poi andiamo sull'automotive è altrettanto vero che anche il tema dell'elettrico ci mette un po' in difficoltà. Il tema della pompa di calore riesce a fare un giusto equilibrio, approfittando ovviamente nel momento in cui si può, ovviamente anche di tutto quello che è il fotovoltaico, e quindi cercando in maniera sostenibile di recuperare l'energia, diciamo, dall'ambiente per poi trasformarla in calore in maniera raffrescante. Quindi anche in Veneto va verso quella direzione? Sì, questa è la direzione planetaria, ma io spero che tutto il mondo occidentale vada in questa direzione. Tanto che noi abbiamo sostenuto anche con finanziamenti questa transizione, proprio per incentivare anche i cittadini nelle ristrutturazioni, nelle nuove edificazioni, proprio perché si adotti questo nuovo sistema. Bene, grazie. Buon lavoro. Grazie.